E adesso tanti italiani saranno presenti a New York per una grande iniziativa, la Gran Fonda. Allora ne parliamo con gli organizzatori Lidia Flum e Uli Flum. Benvenuti a Sky Sports 24. Grazie. Grande successo di presenza italiana per questa Gran Fonda che si svolgerà a New York. Quanti sono i partecipanti? Quanti gli italiani? 5.000 partecipanti e 500 italiani. Un appuntamento il 20 di maggio, giusto? Giusto, 20 di maggio. 20 di maggio. Quanto è importante per gli americani? Quanto sta diventando importante per gli americani la bicicletta? Yes, this event is groundbreaking in the world. I think it's not even just the Americans. We have 500 Italians coming. We have people from 70 countries coming too. New York to participate on May 20. Certamente ce ne saranno tanti che parteciperanno qui a New York. Ma intanto mi avete portato, faccio vedere, questa è la maglietta ufficiale, eccola qua, Gran Fondo New York, questa è... posso tenerla questa? Sì, sì. Sicuro? Okay. Sicuramente. O è di Giovanni Bruno? È di Giovanni Bruno, va bene, devo restituire a Giovanni Bruno. Questo è il cappellino. Si vuole cambiare un po' anche l'abitudine dei newyorkesi per quanto riguarda... insomma, New York... dal punto di vista sportivo, oltre che il basket, parliamo sì. Anche della maratona a piedi. Però stanno cambiando anche l'abitudine dei newyorkesi? There are a lot of cyclists in New York. Ci sono molti ciclisti a New York. Sabato, York, la domenica, lungo like le strade si vedono un sacco di biciclette. Bergamo, come a Como, Bergamo, in altre città italiane, Firenze. There, teams, ci sono molte persone che vanno in bicicletta, molte squadre che si allenano. È stato un boom negli ultimi 2-3 anni. Il boom. È il secondo anno, dopo il... Sì. Che cosa è cambiato, che cosa cambia rispetto alla prima edizione? Innanzitutto il boom di gente che partecipa, che viene a New York proprio per questa manifestazione. Yeah, we had 2,000 people in year one, we expecting 2,000 persone il primo anno, quest'anno ce ne aspettiamo 6,000. And the course will more or less be the same. Più o meno il tracciato sarà lo stesso, il percorso non cambierà molto, ma ci sarà una grande festa, molto più grande alla fine. E poi tutti gli organizzatori, tutti coloro che espongono saranno lì alla fine. Ovviamente il panorama di New York aiuta per questa manifestazione. Ovviamente rispetto a Milano tutta un'altra cosa per quanto riguarda la pista ciclabile, la disciplina dei ciclisti, la disciplina anche di chi va in macchina e rispetta i ciclisti. Milano è ancora un po' indietro, non so se hai avuto modo, insomma, di visitare la nostra città. Yes, we have closed roads for the event and per quell'evento le strade saranno chiuse, ci sarà molta polizia a controllare il percorso. Over 100 police officers that are circa 100 poliziotti impiegati sul tracciato. Così che insomma tutti i ciclisti seguano il giusto percorso. That's the one big difference. Big difference. Questa è la grande differenza. Stiamo vedendo alcune immagini, credo, relative all'anno scorso. Il tracciato riguarda solo Manhattan oppure va anche in altri quartieri? It starts, la partenza è a Manhattan sulla okay. George Washington Bridge. E dopo è in the green, in the open, and it's sì, beautiful. Si parte da Manhattan, dalla città, poi però si esce, si va anche course. In campagna, si esce ovviamente dalla città. È possibile ancora iscriversi? Yes, you can sign up from Italy as well. We have 5 tour operators. Sì, certo, also si può, with. Ci si può anche iscrivere dall'Italia. You can all find on our website, and they have exclusive abbiamo un spots, sito internet. You, they do everything for you. Poi ovviamente you ti aiuteranno, ti faranno, insomma, ti spiegheranno come funziona. E allora, il sito internet è granfondodoni.com. Granfondo, ny.com. Granfondo, granfondonewyork.com. Sì. E lì ci si può sì. iscrivere. Lì ci si può, sì. È molto semplice, sì. basta andare semplice. Sul sito. E questo è queste sono le magliette. La corsa la fanno i corridori. Perché questo slogan? Because for us Gran Fondo it's not about the organizer, perché it's not about noi, New York, Gran Fondo about non è non riguarda insomma gli organizzatori, riguarda chi corre, chi partecipa. We, e questo ci piace, uno slogan like italiano che insomma ci perché si adatta avete bene. Voluto organizzare questo evento. Oltre che credo che amate molto il ciclismo, la bicicletta, il bike. We love sport. Amiamo lo sport, passion, questa è la nostra passione. We love to get out and innanzitutto ci piace uscire e andare in bicicletta tutti i giorni. We were professionals on Wall Street and finance, noi insomma lavoravamo a Wall Street. New York has a marathon, it has swimming, abbiamo deciso has che New York aveva già una maratona, aveva già degli altri eventi, voleva anche un so evento di ciclismo.
Oltre agli italiani, immaginiamo anche a tanti americani, ci sono appassionati che verranno da quale altre parti del mondo? Yes, we in last year we had over 50 countries representing. L'anno scorso avevamo 50 paesi rappresentati. And we expect over 70 this quest'anno year, almeno 70, forse di più. È molto internazionale questo evento. Ma potrei partecipare anch'io che non sono molto allenato in bicicletta. Non c'è un termine di tempo. No, absolutely. It's just like a Gran Fondo in Italy where è come la Gran Fondo italiana. A course, c'è un percorso intero e poi un percorso non competitivo. Mi sembra scontato che voi l'avete organizzata, parteciperete anche. O oh no? No. I will need some sleep. Avrò bisogno di dormire, di prepararmi bene. But I will be there at the start line. Ma sarò lì in partenza. Ah, ok, però puoi prepararti, è troppo tardi. Siamo a febbraio, 20 maggio, non ce la fai. No, we have 5 tour operators and also plenty of time prepare. You can still sì, make ci stiamo preparando da tanto, comunque insomma c'è tempo ancora per prepararsi per venire a New York e partecipare. Bene, 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 bene. Perché questa potrebbe essere, al di là di una grande manifestazione e di una cosa sportiva che ci piace, ma anche un'occasione per visitare New York. Sì, assolutamente. Credo che sia. Non è che fate concorrenza fra qualche anno. Ci sono più persone alla Gran Fondo rispetto alla maratona? Absolutely. In a few years we're going to be twice as big as because it's cycling, it's beautiful. Sì, è molto ciclismo è bellissimo. Molto più divertente. Sì, sì. Non ce ne vogliono i runner, Linus non ce ne volere, ma insomma, andare in Linus è un conoscenze, no? Assolutamente. Però insomma, in bicicletta è molto più divertente, non ce ne voglia Linus, per l'amor di Dio, però andare in bici è tutta un'altra cosa. Voi da quanto siete appassionati di bicicletta, di bikers? We've been riding for tutta la vita, sì. We do also Gran Fondo in Italy, we do la Pinarello, Maratona facciamo, delle Dolomiti. Facciamo insomma la Gran Fondo anche in Italia, ci piace insomma da sempre. Tutte, Fausto Coppi, quest'anno. Fausto Coppi, partecipiamo a tante corse. Ecco, al di là del territorio, no? La differenza credo che sia il percorso, perché tu hai parlato della Cima Coppi, hai parlato della Pinarello, in Italia ci sono molte salite, a New York? Sì, anche molte salite, anche? 2800 di dislivello per il lungo percorso e 1000 per il medio percorso dislivello. La differenza qual è, se vogliamo paragonarlo in termini di allenamento? Di allenamento lo stesso, you train the same and the climbs, they are just steeper. And shorter, sì, sicuramente le salite saranno molto più ripide, like ci sarà molto saliscendi. Cinque minuti su, cinque giù, insomma, molto allora impegnativo. Allora che sia più difficile. Yeah, è differente. We have four timed climbs in the event. A four? Yes. Oh my God. And we have the culmination of all the four ci saranno, sì, okay. Quattro ascese. Ci sono tante donne? Secondo te, tanti appassionati? Yes, actually we have more participation. Certo, ci sono molte donne in New York of women than I see in Italian Gran Fondo. In realtà molte più donne a New York rispetto alla Gran Fondo italiana. And particularly for the women, there's 15% of the competition. Il 15% di partecipanti è donna. Complimenti. Quella è la telecamera. Per in 30 secondi uno spot per invitare tanti appassionati di ciclismo a venire a New York a questa straordinaria manifestazione. Perché l'obiettivo è bicicletta, divertirsi, vedere New York e poi ce lo mettiamo, avere nel giro di pochi anni più partecipanti rispetto alla maratona. Va bene. Prego, perfetto. Un invito. Ok, agli italiani, Gran Fondo New York e Gran Fondo e New York, le due cose le più belle del mondo. Allora vieni a New York, come to New York and enjoy the city. Venite and a New York, godetevi la città e ovviamente anche godetevi insomma la bicicletta a New York. E poi 20 maggio il clima sarà fantastico e il panorama straordinario. Yes, and it will be. We had perfect weather last year. It's the sì, l'anno scorso il tempo era bellissimo. It will be a warm, beautiful day. Farà caldo, sarà una giornata bellissima. Un'ultima curiosità: tra gli iscritti c'è un certo Giovanni Bruno? Cioè, no, assolutamente. Assolutamente, sì. Che non poteva. Lungo percorso. Ok. Grazie. Grazie a te. Bocca al lupo, grazie. Grazie. Nice to meet you. Grazie. E allora mi raccomando, andate sul sito granfondonyyork.com, questo è il sito per iscrivervi, per vedere insomma lo spettacolo che vi attende il 20 di maggio a New York. Grazie. Adesso rimaniamo negli Stati Uniti. Continua